Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso avvenuto il 7 giugno del 2004 a Cambridge, un comune degli Stati Uniti d'America e capoluogo della città più popolosa della contea di Dorchester, nel Maryland. L'orologio segna le 13:20 quando il 911 della contea di Dorchester riceve una chiamata. Dall'altro capo del telefono c'è un uomo che però non parla chiaramente. Infatti l'operatrice ha delle difficoltà a capire le informazioni che fornisce. Le uniche cose comprensibili che pronuncia tra le lacrime sono: potete venire? Fate in fretta, fate in fretta, la madre di mio figlio è morta! Quell'uomo è davvero sconvolto, tanto da non riuscire neanche a comunicare l'indirizzo in cui si trova. Infatti l'operatrice del 911 gli dice al telefono: senta, si calmi, faccia un bel respiro. L'uomo dall'altro capo del telefono inizia a dire: dove sono? Dove mi trovo? Come si chiama questo posto? Pare che stia parlando con qualcuno, infatti pochi secondi dopo esclama: ah ecco, sono ai Leonard's Grove Apartments. L'operatrice insiste: ho capito dove si trova il complesso di appartamenti, ma qual è l'indirizzo? Qual è il numero dell'appartamento? L'uomo continua agitato: fate in fretta, sbrigatevi, vi prego, vi sto aspettando. L'operatrice a questo punto gli chiede: per caso è ad Hudson Road? È a questo punto che la chiamata si interrompe. L'operatrice, dopo vari tentativi, riesce a rimettersi in contatto con l'uomo. Ora non è più solo, con lui c'è una vicina di casa che gli conferma che sono ad Hudson Road e che l'appartamento è il numero 302. L'operatrice continua: ok, ora mi spieghi che succede. L'uomo risponde: la madre di mio figlio è morta. L'operatrice ribatte: è sicuro che sia morta? L'uomo esclama: sì, sì, ne sono sicuro. L'operatrice a questo punto gli dice: va bene, ok, si calmi, la polizia arriverà a momenti. Come si chiama? L'uomo risponde: sono Alonza Dennis, sbrigatevi. Non lontano da Hudson Road c'è già una pattuglia che raggiunge velocemente l'appartamento 302. Le autorità si affrettano a salire le scale del palazzo e trovano sul pianerottolo l'uomo che ha chiamato il 911. Alonza Dennis, che li prega di sbrigarsi, la vittima è la sua ex ragazza, nonché madre di suo figlio. Gli agenti entrano in casa, controllano tutte le stanze. Poi arrivano alla camera da letto ed è proprio lì che trovano una donna a terra con un cuscino sopra la testa. Gli agenti si avvicinano alla donna riversa a terra e senza neanche spostare il cuscino che copre il volto della vittima, si rendono conto che il suo corpo è pieno di lesioni che si concentrano più che altro sul busto. Concludono quindi che probabilmente quella donna è stata picchiata brutalmente. Il polso è assente, quindi è già senza vita. Vengono quindi immediatamente chiamati gli investigatori e nel frattempo i poliziotti già presenti isolano la scena del crimine. Poi vanno a parlare con Dennis Alonza e gli chiedono se per caso conosce la donna senza vita ritrovata in quell'appartamento. L'uomo con le lacrime agli occhi risponde: sì, era la mia ex, la madre di mio figlio. Si chiama Taishika Haskins. Ma chi è Taishika Haskins? Nasce il 23 agosto del 1981 a Cambridge, nel Maryland. Nel 1995, durante il suo primo anno di liceo, incontra Alonza Dennis alla Cambridge South Dorchester High School e si innamora perdutamente di lui. Stanno insieme durante tutte le scuole superiori e, dopo il liceo, la ragazza inizia a lavorare come aiuto infermiera alla Mallard Bay Nursing Home, una casa di riposo che si trova a Cambridge. Taishika ama lavorare con le persone anziane e loro amano lei. Il suo lavoro quindi va molto bene, le piace molto. Taishika è una ragazza soddisfatta di ciò che ha e se lo tiene anche stretto, infatti sta ancora con Dennis. Il rapporto tra i due va benissimo. C'è tantissimo affetto, si amano da morire. Si erano conosciuti in prima superiore e non si erano mai separati, neanche una volta. Taishika è felice ed è serena. La sua vita non potrebbe andare meglio di così. A 2 anni dal diploma, Taishika e Dennis ricevono una sorpresa inaspettata. Taishika è incinta. Il bambino nasce il giorno di Pasqua. È domenica 31 marzo 2002 e si chiama Troy. Taishika è un'ottima madre, è paziente e amorevole con Troy. Gli sta sempre vicino e cerca di provvedere ad ogni sua necessità. Infatti, quando il bambino viene alla luce, la coppia si trasferisce in un nuovo appartamento. Taishika vuole creare un ambiente confortevole in cui far crescere Troy e in effetti ci riesce. In quella casa c'è una stanza dei giochi solo per Troy. Inoltre, ha già la sua cameretta. Taishika è orgogliosa della sua casa.
Era proprio quello che desiderava per suo figlio. Ora ha tanto posto per giocare, disegnare, divertirsi. Purtroppo, però, dopo 9 anni insieme, Taishika e Dennis decidono di mettere fine alla loro relazione. Infatti, col tempo Taishika inizia ad avere l'impressione che Dennis non sia poi così fedele. Legge dei messaggi alquanto ambigui sul suo cellulare, ma soprattutto sa che sente altre ragazze su delle chat di incontri. Dennis non è più presente come un tempo e a Taishika questa situazione non va assolutamente bene, quindi lo fa presente al suo compagno. Dennis ovviamente promette a Taishika un cambiamento, che però non avviene. Ecco perché il loro rapporto giunge al capolinea. C'è da dire però che entrambi sono abbastanza maturi per trovare un accordo. Infatti, Taishika ottiene l'affidamento di Troy e Dennis lo va a trovare molto spesso. Il fine settimana prima della morte di Taishika, Troy è insieme a Dennis, suo padre. Infatti, Taishika, la sera di domenica 6 giugno, sarebbe dovuta passare a casa della madre di Dennis per recuperare il figlio, che ora ha 2 anni. Però Taishika non si fa viva. È così che il suo ex fidanzato e padre di suo figlio, Dennis, si reca presso il suo appartamento a Leonard Grove su Hudson Road, trovandola, ahimè, senza vita sul pavimento della camera da letto. La famiglia Haskins viene ben presto avvisata del terribile fatto, quindi corrono ben presto al suo appartamento ed il primo ad arrivare sulla scena è suo padre, che, ahimè, va ad identificarla. Quando gli investigatori arrivano sulla scena del crimine, sono già consapevoli che il bambino che sta con Alonza Dennis è il figlio della vittima, Taishika. La prima cosa che fanno è chiedere ai colleghi già presenti sulla scena chi abbia chiamato il 911 per denunciare la morte della ragazza e scoprono ben presto che a chiamare è stato proprio Dennis, l'ex ragazzo della vittima. Quindi gli chiedono di seguirlo in centrale per raccontare loro come siano andati i fatti. Dennis quindi lascia Troy con la madre di Taishika, Diane, e viene scortato da un detective in centrale. A questo punto gli investigatori entrano nell'appartamento per esaminare la scena del crimine. Quell'appartamento è ben tenuto, ogni cosa è ben ordinata. I detective percorrono un piccolo corridoio che li porta direttamente alla cucina. La prima cosa che notano in cucina è un contenitore di succo di frutta aperto, lasciato sul bancone. Per di più, il tappo di quel succo di frutta è a terra, sul pavimento. Questo elemento è l'unica cosa fuori posto considerando il modo in cui è tenuto quell'appartamento. Ecco perché attira immediatamente l'attenzione dei detective. Così prelevano quel contenitore di succo di frutta e lo mandano al laboratorio della polizia del Maryland per farlo analizzare. Una volta entrati in camera da letto, i detective notano chiaramente che ci sono dei segni di lotta. Ci sono oggetti a terra, vestiti sparsi per la stanza. Questo vuol dire che c'era stata una colluttazione e Taishika aveva cercato di fuggire dal suo aggressore. Ha un cuscino sopra la faccia. Forse l'assassino non voleva vederla nel modo in cui l'aveva lasciata. Ecco perché le aveva coperto il volto. Gli investigatori pensano che chi abbia colpito Taishika debba essere in qualche modo collegato a lei. Infatti la vittima ha una grossa ferita al centro della fronte, molto profonda, causata da un brutto colpo da corpo contundente. Inoltre, intorno al collo di Taishika si vedono chiaramente le impronte delle mani dell'aggressore. Taishika dunque è stata colpita con qualche oggetto e poi in seguito strangolata. Non ha alcuna ferita sulle braccia, ma dato che si è difesa, i detective credono che il DNA dell'aggressore possa trovarsi proprio sotto le sue unghie. Giunge ben presto sulla scena il medico legale, che preleva il corpo di Taishika e lo porta a Baltimora per eseguire un'autopsia. È così che gli investigatori tornano in centrale col fine di interrogare Dennis, l'ex fidanzato della vittima. Gli chiedono quindi quando l'ha sentita l'ultima volta e Dennis sostiene di averla sentita domenica 6 giugno, verso le 19. Si sono accordati per l'orario in cui Taishika sarebbe dovuta andare a prendere Troy, poco più tardi. Dopo aver parlato con lei, Dennis quindi va con Troy a casa di sua madre, proprio per aspettare che Taishika arrivi. Alla fine, però, Troy si addormenta sul divano. Quindi Dennis decide di andare dalla sua attuale ragazza, Rachel, lasciando il bambino alle cure di sua madre. Dennis va dalla sua ragazza alle 10 e ci rimane fino a mezzanotte. Poi torna a casa da sua madre per vedere se Troy è ancora lì da lei. E in effetti lo trova dove l'aveva lasciato prima di uscire alle 10, sul divano che dorme. Dennis è stranito, prova a chiamare Taishika più volte, la ragazza però non risponde. Il punto è che Dennis non si preoccupa più di tanto, è già mezzanotte, quindi pensa semplicemente che la sua ex fidanzata si sia addormentata. Ecco perché non è andata a prendere Troy. A questo punto Dennis torna dalla sua fidanzata, Rachel, arriva da lei verso 1:30 e rimane lì per la notte. Si sveglia la mattina dopo, verso le 7:30, torna a casa da sua madre e trova suo figlio ancora lì. Dennis inizia a preoccuparsi davvero tanto, quindi decide di passare
fare la mattinata a casa con sua madre e suo figlio, pranzano insieme e poi, subito dopo pranzo, Dennis va con Troy a casa di Taishika. Arrivata all'appartamento, Troy trova la porta d'entrata socchiusa. E già questo, a mio parere, è un buon motivo per allarmarsi, specialmente se si ha in braccio un bambino di appena 2 anni. Dennis in ogni caso non pensa al peggio, quindi apre del tutto la porta, entra in casa con Troy e inizia a chiamare Taishika. Passa dalla cucina al bagno, fino ad arrivare alla camera da letto, dove purtroppo trova la madre di suo figlio riversa sul pavimento senza vita. Troy è appena dietro Dennis, quindi purtroppo anche lui riesce a intravedere il corpo senza vita di sua madre. Poi Dennis gli copre gli occhi e lo porta fuori dall'appartamento. A quel punto chiama il 911. Dennis, sotto interrogatorio, nega di essere il responsabile dell'omicidio di Taishika, ma gli investigatori dubitano fortemente di lui. In questo caso però, pensandoci bene, risulta strano che Dennis abbia colpito a morte Taishika. Non era stato lasciato, non era un ragazzo deluso in cerca di vendetta, poteva vedere suo figlio e probabilmente non era ossessionato da Taishika, considerando che aveva anche una nuova ragazza, Rachel. I detective quindi chiedono a Dennis se possono prelevargli del DNA. E Dennis accetta. A seguito dell'interrogatorio, Dennis accetta anche di sottoporsi all'esame della macchina della verità e passa il test, quindi al momento viene rilasciato. Gli investigatori a questo punto interrogano le persone che avevano dei rapporti con Taishika, così da avere più versioni possibili. C'era qualcuno che aveva un qualche motivo per fare del male a Taishika? Tutte le persone che sentono gli investigatori rispondono che Taishika non aveva nemici. Era una ragazza adorabile, dolce e generosa. Gli investigatori a questo punto chiedono a tutti esplicitamente se Dennis Alonza avesse motivo di far del male a Taishika. Questa domanda è parecchio diretta e nessuno riesce a dire un no secco, in quanto tutti sanno bene che hanno avuto una lunga relazione e ci sono stati dei momenti di crisi parecchio importanti. Però c'è un fatto: ultimamente il rapporto si era rinsaldato, entrambi stavano facendo la loro vita. La famiglia di Taishika soprattutto sottolinea questa situazione, dicendo quindi che trovano davvero improbabile che Dennis possa aver fatto del male a Taishika, la sua ex ragazza. Gli investigatori chiedono alla famiglia Haskins quando abbiano visto l'ultima volta Taishika. E sua madre sostiene di essere uscita con lei a fare shopping proprio domenica pomeriggio. Era felice e di buon umore come sempre e quella sera sarebbe dovuta andare a prendere Troy a casa di Dennis. Il detective quindi chiede: sapete se aveva qualche altro programma prima di andare a prendere Troy? Nakaya, la sorella di Taishika, risponde: lei mi aveva detto che in effetti, forse, doveva vedere Anthony. Anthony? Chi è Anthony? I detective non l'hanno mai sentito nominare. È così che le autorità scoprono che Taishika stava frequentando un uomo di nome Anthony Reed. I due in realtà si frequentavano da davvero poco tempo. Insomma, preferivano andarci piano, fare le cose con calma. Passavano infatti del tempo insieme, erano diventati buoni amici e sembrava che Anthony piacesse molto a Taishika. È così che i detective decidono di interrogare Anthony. Lo chiamano in centrale quindi. Lo ringraziano per essersi presentato e poi gli dicono immediatamente: ascolta Anthony, sappiamo che dovevi vedere Taishika ieri. Anthony risponde: no, insomma, questi erano i piani. Certo, ma non si è fatta sentire. Ci siamo visti il 5 giugno, ci saremmo dovuti vedere anche il 6 giugno. Taishika la sera del 6 giugno doveva chiamarmi ed io sarei dovuto andare da lei verso l'ora di cena. Ma quella sera non mi ha chiamato affatto. Io ho provato a chiamarla almeno 4 volte, ma lei non mi ha mai risposto. Alla fine mi sono addormentato e mi sono svegliato direttamente la mattina dopo. Così le ho inviato un semplice messaggio con scritto: ehi, spero che vada tutto bene. I detective ovviamente interrogano anche la madre di Anthony, la quale dice che suo figlio era a casa a giocare a basket il 6 giugno e non è mai uscito. Anthony ha un alibi, i detective controllano i registri telefonici e la sua versione corrisponde perfettamente. Dopo aver confermato l'alibi di Anthony Reed, i detective di Cambridge lo lasciano andare. A questo punto gli investigatori provano ad ottenere più informazioni possibili dalle persone del vicinato per capire più o meno a che ora fosse avvenuto il fatto. Dopo aver interrogato tutti i vicini di casa, i detective scoprono che Taishika, prima di essere uccisa domenica sera, era stata vista nel parcheggio che si trovava davanti casa sua mentre litigava con qualcuno. Questa persona era a bordo di un'auto beige. Non c'è stato alcuno scontro fisico, infatti il conducente non era mai uscito dalla macchina. Ecco perché nessuno dei vicini è riuscito a vederlo. Di una cosa però sono certi: quella persona nella macchina di certo era un uomo. Hanno sentito la sua voce, quindi ne sono sicurissimi. Anche questa informazione però non risulta così utile alle autorità, in quanto non hanno nemmeno il numero della targa di quella vettura. E a meno che non ci sia un sospettato con una macchina beige, cosa che in effetti non c'è,
possono fare ben poco. In pratica sono ancora ad un punto morto. Tornano quindi a indagare sull'ex fidanzato di Teishika, Dennis. Le autorità infatti cercano la sua nuova ragazza, Rachel, che però fornisce un alibi a Dennis, più o meno, diciamo così. Infatti Dennis sostiene di aver passato la serata insieme a lei e Rachel ammette che è proprio così. Dennis è andato a casa sua, hanno guardato un film. Poi però Rachel racconta di essersi addormentata verso mezzanotte e di essersi risvegliata attorno alle 4 della mattina. Si è girata e ha visto Dennis dormire profondamente al suo fianco. L'8 giugno i detective si recano nell'ufficio del medico legale di Baltimora, dove hanno effettuato l'autopsia sul corpo di Teishika. La ragazza è stata strangolata e colpita con un corpo contundente, soprattutto alla testa. Sul capo della vittima infatti sono presenti ben 30 ferite. Secondo il medico legale Teishika è morta tra le 2 e le 4 di notte, il che è utile perché almeno i detective finalmente hanno qualcosa da cui partire, anche perché il risultato del DNA presente sotto le unghie della vittima ancora non si sa. Ci vuole molto tempo per avere i risultati di questo tipo di esame, in quanto è un procedimento lungo. Torniamo quindi un attimo da Dennis e dalla sua fidanzata Rachel. Riflettendoci è vero, Rachel nel suo interrogatorio ha confermato la versione di Dennis, ma ha anche detto di essersi addormentata a mezzanotte e di essersi risvegliata verso le 4:30. Quindi Dennis avrebbe avuto tranquillamente il tempo di uscire di casa, andare nell'appartamento di Teishika, ucciderla e poi ritornare a casa della sua ragazza come se nulla fosse. C'è un lasso di tempo vuoto tra la mezzanotte e le 4:30, per cui l'alibi di Dennis non è valido. Non sta in piedi. Finalmente i detective ricevono la prima buona notizia dal laboratorio di polizia dello stato del Maryland. Sul contenitore di succo di frutta trovato sulla scena del crimine vengono individuate due impronte digitali distinte, quella di un pollice e quella di un indice. Quelle impronte digitali vengono inserite nel database della polizia, ma non trovano alcuna corrispondenza. Questo significa che quelle impronte digitali non possono essere né di Dennis Alonza né del nuovo ragazzo di Teishika, Anthony. Sono di qualcun altro quelle impronte, qualcuno di sconosciuto. Ma siamo sicuri che l'assassino abbia realmente toccato quel contenitore di succo? Quella in effetti è solo un'ipotesi. Potrebbe essere stata Teishika a bere del succo per poi lasciare sbadatamente il contenitore sul bancone della cucina. Voglio dire, può succedere. A 5 giorni dall'inizio delle indagini, il 12 giugno, i detective ricevono una soffiata tramite una chiamata anonima. Qualcuno infatti chiama il dipartimento di polizia di Cambridge dicendo che Dennis ha dei segni, dei graffi sul corpo. I detective dunque chiamano di nuovo Dennis in centrale e gli chiedono di far vedere loro queste ferite. Dennis lo fa e le autorità lo fotografano con attenzione. Dennis ha una ferita sull'indice destro, all'altezza della nocca, un lungo graffio o taglio sul bicipite sinistro e un altro lungo graffio o taglio sul fianco sinistro, sotto alla vita. Quando i detective gli chiedono come si sia procurato quelle ferite, Dennis non collabora. Dice semplicemente, boh, non me lo ricordo. I comportamenti di Dennis avvalorano i sospetti dei detective. Ormai ne sono quasi convinti, è lui il colpevole. Infatti, talvolta, la persona che chiama il 911 è proprio la responsabile del crimine che sta segnalando. Ecco perché a questo punto i detective iniziano seriamente a focalizzarsi su Dennis, l'ex fidanzato della vittima. I detective trovano strano che durante la chiamata al 911 Dennis non abbia saputo dire l'indirizzo dell'appartamento di Teishika. Risulta strano. Sono stati insieme 9 anni, no? Parlando con la famiglia di Dennis, peraltro, i detective scoprono che il ragazzo gli ha nascosto giusto qualche informazioncina. Infatti, durante la notte dell'omicidio, Dennis e suo cugino si erano scambiati la macchina e la macchina di suo cugino era proprio una macchina beige. Però Dennis non ha detto nulla a riguardo durante il suo primo e durante il suo secondo interrogatorio. Quindi, secondo gli investigatori, doveva essere Dennis l'uomo che litigava con Teishika nel parcheggio davanti a casa sua. Le prove contro Dennis, d'altro canto, sono tante. Ci sono diverse testimonianze. Dennis ha ferite sul corpo, ma non vuole spiegare come se le sia procurate. Nessuno sapeva dove fosse nel momento dell'omicidio. Nonostante le prove ci siano, però i detective vogliono scavare ancora più a fondo. Quindi decidono di interrogare una delle migliori amiche di Teishika, ossia Danielle Gaines, per avere informazioni sulla relazione tra Teishika e Dennis. E in effetti Danielle dice che Teishika e Dennis non erano affatto in buoni rapporti. Infatti quando aveva scoperto che Teishika usciva con Anthony, Dennis si era arrabbiato da morire. Era geloso. Geloso perché lei era andata avanti con la sua vita. Però anche lui in effetti era andato avanti con la sua vita. Il punto è che se lui andava avanti con la sua vita, andava tutto bene. Ma Teishika, no. Dennis non accettava proprio che andasse con altri uomini. Doveva rimanere single e prendersi cura di Troy,
non uscire con altri uomini. I detective a questo punto credono di avere la risposta. Hanno trovato il movente dell'omicidio, la gelosia. Il 1 novembre del 2004, quindi, gli investigatori arrestano Dennis. In attesa di fissare una data per il processo, Dennis viene portato al centro di detenzione nella contea di Dorchester. Un giudice concede la custodia temporanea di suo figlio Troy alla madre di Taishika. È così che la famiglia di Taishika si concentra su quel bambino. Gli dà un sacco di attenzioni, d'amore, anche perché non riescono a credere che Dennis sia il colpevole. Nessuno poteva immaginare che il colpevole fosse proprio lui. La famiglia Haskins si vergogna anche in un certo senso, perché loro, Dennis, l'avevano difeso davanti alle autorità quando gli avevano chiesto se potesse essere coinvolto nell'omicidio. Intanto Dennis è in prigione, ma gli inquirenti non fermano assolutamente le indagini. Vogliono la prova schiacciante. È così che 7 mesi dopo l'omicidio, la polizia riceve i risultati dell'esame del DNA dal laboratorio di polizia dello stato del Maryland. Quella quindi dovrebbe essere la prova maestra, quella che inchioda senza dubbio Dennis Alonza. Invece, i risultati di quel test sconvolgono tutto quello che i detective credono di sapere riguardo al caso di Taishika. Infatti, alla fine del mese di gennaio, la polizia scopre che il DNA prelevato da sotto le unghie di Taishika non appartiene a Dennis, né ad Anthony, il ragazzo che Taishika stava frequentando, né a nessun altro presente nel database della polizia. Il colpevole non è Dennis, cadono quindi le accuse contro di lui e, di conseguenza, viene rilasciato. Le prove contro di lui, ossia la macchina beige e i tagli sul corpo, erano solo una coincidenza. Una volta ritirate le accuse, Dennis ottiene nuovamente la custodia di suo figlio Troy. Dopodiché, parte e lascia lo stato per lasciarsi questa storiaccia alle spalle. Le indagini nel frattempo non si sono mai concluse, ma i detective si rendono conto che di nuovo devono rincominciare dal punto di partenza. Le impronte digitali sul barattolo di succo di frutta non li ha portati a niente, ma qualche cosa potrebbe cambiare. Infatti, le impronte digitali, una volta rilevate sulla scena del crimine, vengono caricate nel database della polizia e rimangono lì, inutilizzate, fino a quando non viene trovata una corrispondenza con qualcuno. Questo è esattamente ciò che succede nel settembre del 2000. Il 14 settembre del 2005, 15 mesi dopo l'omicidio, un detective riceve la chiamata che tutti stavano aspettando. Ma di che si tratta? Ebbene, un collega spiega al detective che un uomo ha ottenuto un lavoro presso un ufficio postale. Per questo ha depositato le sue impronte digitali nel database. Quelle impronte corrispondono alle impronte rilevate sul contenitore di succo di frutta trovato sulla scena del crimine. Ma chi appartengono queste impronte digitali, quindi? Ad un uomo di nome Richard Blanks. E chi è Richard Blanks? I detective non l'hanno mai neanche sentito nominare in precedenza. Il suo nome non è mai emerso durante le indagini. A questo punto gli investigatori devono cercare il collegamento tra quell'uomo e il giorno in cui è avvenuto il delitto di Taishika. Richard Blanks vive a Cambridge, ha la fedina penale pulita e sta insieme ad una ragazza da molto tempo di nome Lisa Pinder. Ebbene, dovete sapere che Taishika e Lisa erano grandi amiche. Lisa Pinder è l'unico punto in comune tra Taishika e Richard Blanks. I detective, peraltro, sono consapevoli che il DNA trovato sotto le unghie di Taishika appartiene quasi sicuramente al suo assassino. Grazie alla corrispondenza delle impronte, la polizia, dunque, ottiene un mandato per ottenere il DNA di Richard Blanks. In quello stesso giorno, gli investigatori riescono a localizzarlo e a portarlo alla stazione di polizia di Cambridge. Quando viene interrogato inizialmente, collabora con i detective, risponde alle loro domande. Un detective, infatti, dice: "Abbiamo ragione di credere che lei conoscesse la nostra vittima, Taishika Haskins." Richard risponde tranquillamente: "Sì, la conoscevo, era amica della mia ragazza, Lisa. È una tragedia che sia morta in quel modo." Il detective quindi continua: "Lei è mai stato insieme a Taishika e a Lisa nell'appartamento di Taishika?" Richard risponde con sicurezza: "No, non sono mai stato lì. Non sono neanche sicuro di sapere dove viva, sinceramente." Certo, Richard sembra sicuro di ciò che dice. Peccato che le sue impronte siano state ritrovate nell'appartamento di Taishika. Come ci sono finite lì? La verità è che Richard si è incastrato con le sue stesse mani, in quanto a questo punto il detective lo guarda e gli dice: "È davvero molto interessante." Ma è la verità? Richard a questo punto si mette sulla difensiva e risponde: "Cosa sta cercando di dire?" Il detective a questo punto risponde con naturalezza: "Ci serve il suo DNA per scagionarla." Richard a questo punto alza la voce e dice: "A me non interessa, io non vi do proprio niente, voglio un avvocato." La polizia procura a Richard un avvocato e quest'ultimo, quando arriva e vede la situazione, dice a Richard: "Guarda, Richard, hanno un mandato, non puoi evitare di farlo, non hai altra scelta. Devi dar loro il tuo DNA. Alla fine, quindi, Richard si fa prelevare un campione di DNA e viene rilasciato. Però i detective lo tengono d'occhio. Per evitare che
possa sparire e magari svignarsela in un altro stato. Mentre lo sorvegliano, però, gli investigatori decidono anche di contattare la sua ex ragazza, Lisa. Ebbene, Lisa dice che non ha più niente a che fare con Richard. Per l'esattezza, dice queste esatte parole: "Io ho cercato di chiudere con lui. Mi stavo frequentando con quest'altro ragazzo, ma lui proprio non riusciva ad accettarlo. Richard è una vera mina vagante. Quando ho scoperto di questo ragazzo, ha iniziato a chiamarmi continuamente e a minacciarmi tramite messaggi. Sinceramente, glielo dico con tutta l'onestà del mondo, mi ha spaventata." I detective, dopo questa chiacchierata, sono sicuri di aver individuato il colpevole. Devono solo aspettare i risultati dal laboratorio, che arrivano dopo pochi giorni. E i detective questa volta fanno centro, perché il campione di DNA di Richard corrisponde a quello trovato sulla scena del crimine. Il suo DNA era sotto le unghie di Taishika e anche sulla sua maglia. Quello stesso giorno i detective riescono ad ottenere un mandato d'arresto per Richard Blanks. Quindi Richard viene arrestato. Quando Richard viene arrestato, i detective successivamente gli spiegano tutto ciò che sanno e perché lo stanno arrestando. Dopodiché lo conducono in prigione. Richard viene accusato di omicidio di primo grado, di aggressione di primo grado e di condotta negligente. Ma come sono andati i fatti? A questo punto le autorità, con tutti gli elementi necessari sotto agli occhi, riescono a mettere insieme i pezzi del puzzle e a ricostruire davvero cosa sia successo quella notte. È il 6 giugno del 2004. La relazione tra Richard e Lisa sta per finire e Richard non lo accetta minimamente. Tramite registri telefonici, i detective scoprono che Richard prova a contattare Lisa più volte dal pomeriggio di quel giorno. Poi di notte, quando non sa proprio più che cosa fare, si dirige a casa di Taishika, sapendo che loro due sono amiche. Così bussa alla sua porta, Taishika apre nonostante sia l'1:45 perché proprio non riesce a prendere sonno. Richard le chiede se può entrare in casa e Taishika lo fa entrare in casa sua. D'altronde è il ragazzo di una delle sue migliori amiche. Certo, a volte esagera, è un po' troppo geloso. E tra l'altro Taishika non sente Lisa da un po' di tempo. Quindi ne approfitta e chiede immediatamente a Richard: "Ascolta, ma Lisa, come sta?" Richard, che si sta guardando intorno tra il salotto e la cucina, prende la parola al balzo e dice che proprio lui, Lisa, non riesce a contattarla. Quindi le chiede se per caso può farlo lei al suo posto. Taishika risponde chiaramente a Richard: "Se non ti risponde, vuol dire che non vuole risponderti. Un motivo valido ci sarà. Non vorrà sentirti. Quindi io, il mio cellulare per contattare la mia amica, non te lo do. Dovete risolvervela tra di voi." È a questo punto che Richard inizia ad alzare la voce. Le dice: "Non prendermi in giro, chiamala ora, subito! Dov'è il telefono?" Taishika gli risponde: "No, non credo sia una buona idea." Ma Richard continua ad urlare: "Chiamala, chiamala adesso, mi stai prendendo in giro? Sai benissimo dov'è, siete amiche, no? Quindi vi confidate, vi dite tutto. Forza, dimmi dov'è, ma soprattutto chiamala." Taishika a questo punto indietreggia, ma non cambia assolutamente idea e gli dice urlando: "No, io non la chiamo e non so dove sia. Adesso basta, mi sembri un pazzo!" È a questo punto che la rabbia di Richard esplode. Colpisce in faccia più volte Taishika. La ragazza scappa, va in camera, prova ad aprire la finestra per fuggire. Richard però la raggiunge, afferra un soprammobile e inizia a colpirla in testa in continuazione. Poi le mette le mani al collo e stringe, stringe molto forte. Quando si rende conto che non è più in vita, le butta un cuscino sopra la faccia, va in cucina, apre il frigorifero e prende il succo di frutta. Ha l'accortezza di versarlo in una tazza che poi porta via, perché in effetti la sua idea è quella di non lasciare tracce. Ma lascia come se nulla fosse il barattolo di succo di frutta, che ha afferrato con le sue mani, sul bancone della cucina, aperto. Neanche lo ripulisce. Il 12 marzo del 2010 Richard Blanks viene dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e condannato alla pena dell'ergastolo. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.